dove il Signore dice: Dio non è un Dio di confusione, ma un Dio di ordine, pace, un Dio di pace. Non vuol dire che sempre avremo chiarezza in una situazione, in una circostanza, ma Dio è, il nostro Dio è un Dio di pace. In tante circostanze della vita, soprattutto quelli che possiamo trovarci in confusione, preghiamo per la sua pace. Amen. Non necessariamente avremo un intendimento, una conoscenza completa di ogni situazione. Ok? È molto importante. Una parola che è anche molto importante è la parola cambiamento. Fare un culto all'aperto, parlare del Signore all'aperto è un cambio a una tradizione di farlo in un luogo di culto. Qui siamo all'aperto, è un cambio, se può dire una innovazione. Amen. Se può dire un qualcosa che per questa stagione è migliore. Amen. Ok? Il Dio che noi serviamo è un Dio di cambiamento. Amen. È un Dio di seconda e terza opportunità. Alleluia. Se noi abbiamo fatto fino adesso, oggi può cambiare. Amen. Tutto. E c'è una scrittura bellissima. E leggeremo, chiederò al fratello di leggere, Isaia capitolo 55. E questo ha un verso straordinario. Immaginate il mondo secondo me. E che tutti siano come tu sei. Che tutti pensino come tu pensi, che tutti parlassino come tu parli. Gloria al Signore, che non è così. Gloria al Signore, che non è così. Amen. Allora guardate bene, ascoltate bene le parole di Isaia 55. Il Signore invita al suo popolo di Israele, facciamo il paragone, noi nel Nuovo Testamento come la sua Chiesa, e Dio invita al suo popolo a cambiare. Cambia. Qualcosa deve cambiare nella tua vita oggi. Amen. Forse state guardando una situazione, state attraversando per una situazione delicata, una situazione che forse può sembrare di confusione. Il Signore ti invita oggi a meditare sul cambio. Cosa può cambiare in te oggi? Amen. Cosa può cambiare in tuo matrimonio oggi? Cosa può cambiare in l'educazione verso i vostri figli oggi? Fratello, invito perché sia a tutti accettabili. Invito, guarda, ascoltate bene, questo è il titolo che le dà questa versione, che è quella versione, non sappiamo aiutare, nuovo Diodato. Invito a che? Invito del Messia a tutti gli assetati. Chi è assetati di una parola? Amen. Amen. Chi vuole ascoltare una parola di cambio? Alleluia, sì Signor. Ascoltate bene. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono,
e l'anima vostra userà cibi succolenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e l'anima vostra vivrà. E io stabilirò con voi un patto eterno, secondo le grazie stabilite promesse ad altri. Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e comandante dei popoli. Ecco, tu chiamerai una nazione che non conosci, e una nazione che non ti conosce accorrerà a te, a motivo dell'Eterno, il tuo Dio e del Santo di Israele, perché Egli ti ha glorificato. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdonerà largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Amen. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Guarda la differenza. I miei pensieri sono così diversi. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. I monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi, e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Al posto delle spine crescerà il cipresso, al posto delle ortiche crescerà il mirto. Sarà per l'Eterno un titolo di gloria, un segno perpetuo che non sarà distrutto. Amen. Dica conmigo: cambio. 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 Devo cambiare. Devo cambiare. Qualcosa in me deve cambiare. Qualcosa in me deve cambiare. Sì, Signore. Ricordate di queste parole. Immaginate che Giobbe non aveva una idea in assoluto di quello che Dio stava facendo. Il percorso di Giobbe è stato di ragionare o provare di ragionare quello che Dio stava facendo. Stava praticamente domandandogli al Signore perché, 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 alleluia, perché. Molto importante. Ho detto questo ieri, l'ho sentito del Signore, che stiamo vivendo il tempo più critico della Chiesa. Il tempo dove prima, ascoltate bene, il rapimento arriverà il risveglio più grande che la terra mai ha visto dal giorno della Pentecoste. Gente senza capire, affamata, assediata del Signore, si avvicinerà e dirà: non so che state facendo, ma io voglio essere parte di, alleluia, questo. Amen. Io ho bisogno di questo, ho bisogno di ascoltare una parola. E così accadrà per tutto il mondo. Il Signore chiamerà ai suoi alla fine del tempo, l'ultimo chiamato. Signore, alleluia. Il Signore vuole una chiesa preparata, alleluia, in quel momento. Una chiesa attenta, sì, Signor, non Jesus, dormente, non fredda, ma una chiesa sveglia. Aiutaci, Signor. Quando da un giorno all'altro ti trovate con persone che mai hai visto, che mai ti avresti immaginato, che ti possono domandare della tua fede, di un consiglio, fate attenzione
a questi piccoli dettagli. Il Signore arriverà come un ladro in la sera. Tanta gente non si renderà conto. Fratelli, una città come Torino, forse dove voi abitate, Torino Sud, Chivasso, Mezzipò, Settimo Torinese, il giorno dopo la gente si sveglierà come che nessuno manca. E questo è orribile. Se io prego, fratelli, che possiamo gioire questo bellissimo giorno. Amen. E dobbiamo camminare insieme come Chiesa. Fate attenzione in questo che parleremo in queste ultime due settimane del mese di luglio. Per me è molto importante. Sta finendo per la sorella Maria e per me 11 anni di lavoro in fede. Quando siamo arrivati qui a Torino non c'era nulla. Era Maria, era Pedro, era Andreina, era la sorella Pina a Torino. E abbiamo conosciuto la sorella Janet e dopo il Signore ha fatto un lavoro straordinario. Voi siete figli di un lavoro che Dio ha fatto. Alleluia. Amen. Allora io con mia moglie, sempre arrivando all'anniversario, voglio meditare con mia moglie che abbiamo fatto, qual è stato il nostro esempio, come posso cambiare la mia preghiera, la mia predicazione. E Signore, cambia le mie parole. Alleluia. Datemi più saggezza nel consiglio. Alla fine la decisione per le vostre vite non è la mia decisione, è la vostra decisione. Il mondo secondo me o il mondo secondo te non funziona neanche con Dio. E Dio lo dice, il suo pensiero è tan distante o può essere tan distante del mio come il cielo e la terra. Immaginate in Cristo Gesù quando il suo pensiero e il nostro pensiero è uno. Alleluia. Allora vorrei concludere con una prima gita e ho bisogno della guida per prima. Prima il fratello Giuseppe va come avete iniziato e lo canto come avete iniziato. Dopo ho bisogno del fratello Enzo qua, del fratello Bruno dietro e dopo io, e ho bisogno di questo. Bimbi, dammi questo, Esther, un minuto, il tovagliolo, no, la toglia questa, pastore, non tiene questa, deve essere lunga, ecco, dammi, lascia stare. Dammela, lasciale. Possiamo allargare. Allora, molto lunga. Allora, guarda questo che faremo. Ora mettila come una corda. Come una corda. Come sarebbe la più lunga corda? Così. Prendila dall'angolo, no, da quell'angolo lì. Lascia quello. Questa una volta. Lunga corda. Allora va il fratello Enzo, tu vas a guidare, dopo la punta, dopo il fratello Bruno, no, lascia tu in l'ultimo, va benissimo. Allora ho bisogno di Amina. Ho capito. Amina, dopo Amina chi viene? Mica, dopo Esther, David. Amina, qui, prende la mano alla corda, una qua, ora no, es, mica qua, dietro, qua. Ok? Allora, tu lì, David, tu qua, dopo Giulia, dopo Samu, Mattia prima. Sta chiamando, Mattia va qua, allora Samu,
va qua. Sammy va qua. Non viene, non volete venire? Ok. Allora. Allora, fratelli, la Chiesa deve camminare insieme. È molto difficile camminare se non abbiamo la guida. Amen. Allora, camminando per la vita, ok? Abbiamo delle diverse circostanze e situazioni e faremo una piccola prova per fare la gita dopo. Se voi vi portate bene, ascoltate, la faremo. Ok? Fate attenzione? Ok. Sto ascoltando, Samuele, Giulia. Allora, vamos a iniziare il canto. Ascoltate quello che dice il pastore. Ok, fratello, quando tu sei pronto. Vale. Innamorato di Gesù, innamorato per Gesù.